E in queste puntate speciali natalizie di Bel Tempo si spera, ci piace andare a visitare molti dei santuari italiani che hanno fatto la storia della fede e della devozione. Siamo con il padre abate ordinario di Montevergine, Don Riccardo Luca Guariglia. Grazie per l'accoglienza, per averci accolto a casa sua. Salve, benvenuti a tutti. Noi siamo una comunità benedettina della congregazione Sublacense Cassinese, provincia italiana, che è in Italia. Ci troviamo nell'abbazia di Montevergine, che ha come sua caratteristica un'abbazia con due case. Abbiamo il santuario, che si trova a 1270 metri di altezza, poi abbiamo questa casa dove abbiamo la sede della Biblioteca Statale Monumentale, oltre più la casa di formazione per i futuri monaci. Una presenza viva, quella benedettina. Qual è la vostra attività in questo territorio? Essere custodi di uno dei santuari più antichi dell'Italia meridionale. Abbiamo quasi 1 milione di pellegrini l'anno, proveniente la maggior parte dal centro-sud, anche se abbiamo una presenza massiccia, possiamo dire, anche di immigrati che 50-60 anni fa hanno lasciato la nostra Italia e che ogni anno ritornano e come appuntamento hanno sempre una visita alla nostra mamma di Montevergine. Per raccontare nel modo migliore questo angolo d'Italia, da dove dobbiamo partire? Dal santuario e dalla Cappella della Madonna, la padrona di casa. E allora grazie Padre Abate, a domani. Siamo saliti di circa 800 metri da Mercogliano fino a giungere al santuario di Montevergine. Siamo con Emanuele Mollica, che è della Commissione Arte Sacra e Beni Culturali di Montevergine. Intanto grazie per essere qui con noi. Allora, cominciamo ad inquadrare storicamente questa grande costruzione ricca di fede e tradizione. Attualmente il santuario di Montevergine è il frutto di una trasformazione avvenuta nel corso dei secoli. L'origine la si deve a San Guglielmo. San Guglielmo parte da Vercelli, sua città natale, e come molti pellegrini del suo tempo, siamo nel XII secolo, si reca in pellegrinaggio in quelli che erano i santuari più importanti del suo tempo. Il suo intento era quello di arrivare in Terra Santa, anche se a un certo punto termina il suo viaggio prima di arrivare, per una serie di cause e situazioni. Evidentemente i progetti dell'uomo non sono quelli di Dio. San Guglielmo arriva su questo monte detto Vergine, in quanto non vi erano costruzioni. Si ritira, conduce una vita da eremita, lontano dalle cose del mondo, un po' come era la vita dei primi padri del deserto. Qui costruisce una capanna. Col passare del tempo, però, la sua solitudine è presto interrotta da persone, da sacerdoti che volevano imitare il suo stile di vita penitente, ritirato, ed ecco che viene costruita una chiesa dedicata a Santa Maria di Montevergine, delle celle per poter in qualche modo organizzare al meglio la vita di quassù, e una foresteria per poter accogliere i pellegrini. Led by the light of faith serenely beaming with glory, His cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming. Emanuele, eccoci entrati nel santuario di Montevergine, una grande immagine di grande, se vogliamo, sontuosità dedicata alla Vergine, tutta la devozione che nel corso dei secoli è venuta proprio a costruire questo grande luogo. Che cosa dobbiamo ricordare di questo grande edificio di culto? Che il santuario di Montevergine attualmente è caratterizzato da due chiese, un'antica e una moderna. Per quello che riguarda la basilica antica, diciamo che la prima chiesa di San Guglielmo era insufficiente ad accogliere tutti i pellegrini che col passare del tempo e dei secoli arrivavano a Montevergine, quindi è stata già ampliata sul finire del XII secolo. Ulteriori lavori di rifacimento, l'aggiunta di cappelle e trasformazioni architettoniche furono attuate dai sovrani di Napoli, gli Angioini, che erano particolarmente devoti alla Madonna di Montevergine.
E l'ultima trasformazione, quella che vediamo, è di epoca barocca. Dopo il crollo del 1629 la chiesa fu completamente rifatta in stile barocco. Le reliquie di San Gennaro sono state qui custodite presso l'abbazia di Montevergine tra il 1156 e il 1497. Ci siamo spostati nella cappella laterale dove è presente una grandissima icona mariana. Ed è una delle più grandi del mondo. Questa meravigliosa, splendida icona, la Maestà di Montevergine, è ancora un punto di riferimento per tutti i pellegrini nel corso dei secoli, fin da quando fu collocata all'interno di questa cappella, e siamo alla fine del 1200. Assisa in trono, con il bambino che si aggrappa al manto della madre, e a sua volta la Madonna con la mano rimanda a suo figlio. Questo gesto si ricollega all'iconografia della Madonna di Gitria, rimanda al senso di quello che è il ruolo della Madonna, in quanto noi ci rivolgiamo a lei e lei intercede per noi presso suo figlio. Qui si apre un'altra basilica. Sì, e questa è la Basilica Nuova, progettata nel 1948 da Florestano Di Fausto, e i lavori furono portati a termine nel 1961. Questa venne fatta per dare la possibilità a più pellegrini di poter partecipare alle funzioni. Questa meravigliosa icona rimanda alla tipologia della Panagia Galattotrofusa. Il gesto di allattare il bambino sta a indicare la trasmissione della grazia divina. Questo luogo all'interno dell'abbazia di Montevergine ha custodito per un periodo anche la Sacra Sindone. Sì, è così, dal settembre del 1939 fino alla notte tra il 28 e il 29 ottobre del 1946, qui nel corretto da notte, all'interno di un altare di legno, in quanto c'era la paura che la Sindone potesse finire sotto le bombe o anche finire in mano nazista. Quindi i Savoia, che erano i custodi, i proprietari della Sindone, pensarono, insieme alla Santa Sede, a Montevergine quale luogo sicuro dove poter nascondere il sacro lino. E vi è rimasto per tutto questo tempo, fino alla notte tra il 28 e il 29 ottobre del 1946, quando i monaci chiesero e ottennero l'ostensione della Sindone, l'ostensione più breve della storia, ma rivestita certamente di una straordinaria solennità, e l'unica avvenuta al di fuori di Torino. Si tratta di una mostra permanente, si tratta essenzialmente di presepi napoletani. Il presepe napoletano si caratterizza essenzialmente per la natività ambientata in un tempio diroccato, infatti si vedono le colonne, quanto rimanda agli antichi culti, sta a indicare che Gesù sconfigge il paganesimo attraverso la sua nascita, quindi porta luce nuova. E allora ringraziamo Emanuele Mollica per essere stato nostra guida oggi qui al santuario, all'abbazia di Montevergine, ma non è un addio, perché lo ritroveremo domani mattina alla stessa ora per continuare a raccontare della comunità benedettina qui di Montevergine, ma torneremo all'abbazia di Loreto a Mercogliano. Buona giornata, a presto!